Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo Assaggiamo. Oggi è il turno di questo snack che sono le French fries. Il gusto è quello original, ovviamente, quello base. Sostanzialmente si tratta di bastoncini di patatine croccanti. Vorrei soprattutto attirare la vostra attenzione su questa scritta qui, 100% Australian, che la troverete su qualsiasi prodotto che sia australiano, scritta bella in grande davanti alla confezione, e se non la trovate vuol dire che il prodotto non è fatto in Australia. Questi, per esempio, sono i miei cracker di riso. Come vedete, da nessuna parte c'è scritto 100% Australian, perché una volta che giriamo il sacchetto vediamo che qui c'è scritto quando metterà a fuoco. Ok, made in Thailand, quindi sono fatti in Thailandia e lo scrivono bello in piccolo dietro alla confezione. Eccoci ora al retro del pacchetto. Possiamo ovviamente notare qui ancora il nome del prodotto più un po' di pubblicità e ancora la scritta 100% Australian. Qui ci sono gli ingredienti, abbiamo patate, olio vegetale e sale, e può contenere tracce di latte, soia e glutine. Qui dicono che non è adatto per i bambini tra gli 0 e i 3 anni e abbiamo anche, per chi è interessato, i valori nutrizionali. Ok, ho aperto il sacchetto e sono molto sottili. E sembrano quelle che io mangiavo quando ero tipo alle superiori, le sticky. Poi non so dal sapore, adesso vedremo. E adesso ovviamente assaggiamo. Sono la fine delle normalissime patatine, infatti somigliano molto alle sticky che mangiavo qualche anno fa, un bel po' di anni fa in realtà, quando ero alle superiori. Sono comunque buone. Non penso che le ricomprerò perché non ne ho bisogno, ovviamente, però sono buone, uno snack un po' alternativo per una serata con gli amici, magari così vanno bene, anche per l'aperitivo. Quindi French fries approvate. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Mettete tanti pollici in su. Seguitemi sui social, soprattutto Facebook e Instagram, che sono quelli che uso di più. E ci vediamo alla prossima. Ciao!